Giuseppe Milanese, e voi vi occupate di strutture per anziani, poi non abbiamo detto, cioè diciamo è venuto fuori un po' così larvatamente, non abbiamo detto che quando parliamo di anziani e di strutture per anziani parliamo sia di anziani come dire, autosufficienti, sia appunto di anziani non autosufficienti, perché questa mi pare la grande distinzione, o no? Sì, assolutamente. Io la ringrazio e saluto lei e gli ospiti. Sicuramente noi abbiamo un paese di anziani, questo non lo scopro io e non lo scopre un virus. Noi abbiamo una curva, una piramide demografica in cui su 100 persone 24 sono anziani e 11 sono da 0 a 15 anni. E di questi anziani, e per allacciarmi anche a quello che hanno detto i suoi ospiti, 4 milioni vivevano da soli anche prima del virus. Quindi questa dimensione di solitudine è comunque stata acuita dal virus. Cosa si può fare, diceva l'ospite precedente? È per esempio l'assistenza domiciliare. Noi lo sa bene la ministro Lorenzin, l'ex ministro Lorenzin, quante volte siamo stati da lei a chiedere le regole e lo sviluppo di questo settore. Noi siamo in Europa gli ultimi per assistenza domiciliare e gli ultimi per assistenza residenziale. Si cominciò, dottore, a parlare di residenze sanitarie nell'88, una vita fa, quando con l'allora, vi ricordate, ministro De Lorenzo, nella legge di bilancio apparvero queste entità che si chiamavano RSA, dove comunque sia dovevano essere costruite, si diceva allora, per nuclei, massimo 3 nuclei da 20 anziani ciascuno. Poi tutto questo ha perso, anche a causa del titolo quinto, tutte le regole che anche si erano immaginate allora. Oggi abbiamo delle strutture, come diceva anche il professor Crepè, che non hanno i parametri di qualità. Ma io chiedo, dove sono i parametri di qualità? Ci sono dei protocolli nazionali? Ci sono delle regole nazionali? C'è uno studio sul JAMA, che è una rivista scientifica molto importante, che dice essenzialmente che, fatto in Ontario, cioè i canadesi ci insegnano cos'è l'assistenza primaria e cos'è l'assistenza verso gli anziani. Dice semplicemente che l'indice di mortalità cresce con l'affollamento. Per cui le regole iniziali poi si sono perse in quella Babele che è il nostro paese su questi temi. 4 milioni di anziani, 2 milioni e 900 mila non autosufficienti, di cui il 50% non assistito né dal punto di vista sanitario né da quello sociale, solo il 2% dal punto di vista sociosanitario, che è la grande mancanza di questo paese. Allora, viva che sia arrivato un elemento così drammatico come questo virus, che ci fa riflettere su una situazione che, dopo il virus, io spero che questa roba finirà presto e lo auguro per tutti noi, comunque avremo ancora a che fare con 24 milioni di cronici, 4 milioni di anziani che vivono da soli, per cui c'è bisogno subito di ripensare il sistema dell'assistenza primaria. Allora, il suo ragionamento, non usciremo come siamo entrati e renderemo vano questo sacrificio di questa generazione che ci sta abbandonando, perché, come dice il professor Bernabei quasi crudamente, dice: attenti che poi in fondo muoiono i vecchi. Sì, è vero, muoiono i vecchi, solo il 3% non fa parte degli ultra, oggi l'età media è 83 anni con 3 patologie croniche, però noi vorremmo che proteggere queste persone con che cosa? Percorsi di cura, non silos assistenziali. Aspetti Milanese, adesso poi entriamo, diciamo, anche nelle possibili come dire, soluzioni. Però il suo ragionamento introduceva due cose molto importanti. Intanto quello che tutti abbiamo capito, che questo maledetto virus è stato un formidabile, straordinario, terribile acceleratore che ha portato alla luce tutte le criticità e le debolezze del nostro paese come in altri paesi. La seconda cosa, lei faceva accenno a un'altra delle grandi questioni che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, e cioè il regionalismo. Sappiamo che abbiamo davanti un nemico terribile e invisibile, però ecco, c'è anche un prima del Covid e dopo o durante il Covid, no? Che cosa voglio dire? Voglio dire, per esempio, che prima del Covid, a parte che le scienze, insomma, della medicina, le scienze della vita avevano fatto e hanno fatto progressi giganteschi,
c'è tutta la partita che riguarda l'innovazione, la tecnologia, e vado da milanese, no? Penso alla cosa più banale, il fascicolo sanitario elettronico, che non è mai, cioè, ne abbiamo parlato in moltissime occasioni, non esiste ancora. Penso alla telemedicina, no? All'assistenza a distanza, per tante cose che si potrebbero fare. I soldi dell'Europa dovrebbero arrivare in parte anche per mettere in connessione tutto il paese, per la banda ultralarga, per permettere tutto questo. Ma a che punto siamo, milanese? Ma dottore, siamo al punto per cui anche la telemedicina, di cui si sente parlare da anni, ancora non riesce a svilupparsi perché non c'è l'assistenza primaria. Cioè io vorrei esprimere, se riesco, quattro concetti semplici. Il professor De Masi prima ha detto una cosa chiara. Gli svedesi hanno guadagnato 12 anni di vita in buona salute negli ultimi 15 anni, gli italiani ne abbiamo perduti 2,5. Attenti, i posti letto in Svezia sono 2,1 posto letto ogni 1000 abitanti, in Italia ne abbiamo 3,1, quindi non è un problema di ospedale. Cioè la salute non dipende esclusivamente dall'ospedale, dipende da un'altra cosa, e lo dice l'OMS dal 78. Dipende dall'assistenza primaria, che non è solo la medicina generale, perché continuiamo qui a dire i medici devono fare, i medici devono dire, ok, ma c'è un esercito di operatori sociosanitari che devono costruire una rete, in un sistema intorno alla medicina generale con la farmacia dei servizi, e allora avremo un sistema che vede, le do dei dati banali, lei ha parlato prima di RSA, di assistenza domiciliare, citando la Francia e la Germania. Bene, in Italia abbiamo 14,4 posti letto ogni 1000 abitanti, in Francia e in Germania ne hanno 50 e 55. In Italia abbiamo 2,9 anziani ultra 65 anni assistiti in domiciliare, in Francia e in Germania ne hanno l'8% e l'8,8. Attenti però, c'è una grande opportunità formativa, perché quando mi dicono dal Ministero passeremo dal 2,8, attenti, assistiti a domicilio per 17 ore anno, al 6,8 assistiti 20 ore mese, ci vogliono 30.000 operatori. Allora dobbiamo formare i ragazzi, dobbiamo formare la gente, e cominciare da oggi a costruire un sistema che non è solo la medicina generale. Sì, milanese, una battuta finale su questo non Natale. Ma per noi sarà lo stesso Natale, saremo sempre nelle case delle persone, saremo sempre nelle residenze con loro, saremo sempre accanto alle famiglie ad assistere, ad aiutare e a festeggiare insieme, per cui noi cambierà poco.